comincerei con il presentare la serata e far portare il saluto delle autorità che sono qui presenti. Intanto cominciamo con le due associazioni che sono una di Allier, la Ladei, e l'altra è il Gavasun di Ozegna, che giocano in casa, come si suol dire. Per la Ladei, che è la società dell'associazione culturale della quale faccio parte anch'io, parla la nostra presidente Loredana Prudasso Diego. Buonasera a tutti. Grazie di essere intervenuti stasera. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo concorso, che per noi è il terzo, se non mi sbaglio. E ogni anno vedo che c'è sempre più gente che partecipa, che è interessato a questi concorsi, una cosa molto bella. E ringrazio anche i Gavasun che partecipano sempre con noi. Adesso passo la parola ai Gavasun. Buonasera, però qui c'è un piccolo colpo di stato, perché tra di noi c'è il vice direttore del Gavasun, chi meglio di lui può dire due parole? Ecco, è arrivato adesso da poco e l'abbiamo subito preso via. Ecco te, Enzo Morozzo. Buonasera a tutti, benvenuti alla serata. Io posso dire che il Gavasun da qualche anno, veramente da parecchi anni, è in attività. Negli ultimi anni ci siamo dedicati soprattutto al settore culturale. Ovviamente partecipare, aderire alla proposta di sovvenzionare, di sponsorizzare, di portare avanti un discorso legato ad un concorso letterario non poteva che essere una cosa molto interessante, anche se l'anno scorso, per noi il primo anno, era stato un po' un passo incerto. Poi, visto l'esito, si è così deciso di continuare. Noi speriamo che questo discorso prosegua, soprattutto in un discorso di ampliamento culturale, che è proprio un pochettino il nostro obiettivo. Grazie a tutti gli intervenuti e soprattutto a quelli che sono intervenuti al concorso. Grazie. Abbiamo le autorità, il vice sindaco di Ozegna Federico Pozzo. Sì, buonasera a tutti, anch'io porto i saluti dell'amministrazione comunale in parte qui presente. Ringrazio tutti voi che siete qui ad assistere alla serata, ma farei veramente un grosso applauso, mi ripeto anch'io, per l'associazione Il Gavasun e la Ladei di Allier, siccome ogni anno stanno, anzi secondo me sempre, migliorando i loro concorsi, quest'anno su un tema attualissimo che ci permette di avere gente collegata, perché poi l'intelligenza artificiale fa anche quello, ma secondo me senza la forza lavoro delle associazioni, delle persone, questi nuovi metodi di lavoro non bastano, quindi dietro ci deve essere sempre una persona con un pensiero e noi abbiamo la fortuna di averne tante. Quindi grazie mille, buona serata e ringrazio ancora anche il vincitore dello scorso anno del concorso che è qui, che ci onora della sua presenza. Grazie mille, buona serata. Grazie. E oltre a ricordare il Luca Maglietto della Banca d'Alba, che è uno dei nostri sponsor, e un altro sponsor della serata è Agostino Graziano del Lions di Rivarolo. Dov'è? Eccolo! Scusami, non ti avevo visto. Buonasera a tutti, grazie a tutti quanti, grazie alle associazioni. Io oggi qui sono come Lions, poi sono anche assessore del comune, ma ho parlato Federico ampiamente di tutto quanto, e quindi grazie al Gavasun, grazie ad Aladei, grazie veramente, perché effettivamente quello che state facendo è a livello nazionale, non è solo a livello territoriale, e quindi è un qualcosa che va oltre alle nostre aspettative. Questo è un concorso che deve andare avanti, perché è tanto per il nostro territorio, ma è tanto proprio per la cultura e per la letteratura. So che è un sacrificio, so che a volte gli sforzi non vengono premiati. Non vengono premiati perché la cultura è così. Non sempre il risultato nel breve
del risultato sperato. Ma nel lungo è quello che serve. Quindi, oltre all'intelligenza artificiale, come diceva Federico, che ci vanno delle persone dietro, ci va proprio la passione, quella che c'è in queste persone, e la vediamo negli occhi, lo vediamo negli atteggiamenti, lo vediamo in voi, e noi ci siamo come comune, ci siamo come associazioni, come sponsor, e vogliamo che questo concorso vada avanti per il valore aggiunto che dà. E quindi la mia è una preghiera nei vostri confronti, e spero che venga accolta. Buona serata a tutti. Tanto per risponderle subito, stiamo già lavorando per il concorso dell'anno prossimo, che sarà su un tema interessante anche questa volta. Perfetto. Allora, mi hanno detto che sono collegati un certo numero, non tutti, però io non vorrei tirare troppo lungo la serata, perché mi dispiace per coloro che invece si sono collegati, che hanno voluto con una certa velocità essere collegati ed essere presenti nel momento giusto. Io direi che, se siete d'accordo, possiamo cominciare. Ok? Allora, voi sapete che questo concorso abbiamo deciso di premiare, dovevamo premiare i primi 15. Poi abbiamo visto che dopo i primi 15 ci stavano un po' stretti, perché i racconti erano talmente belli che abbiamo voluto dare qualche punto in più. Tra il primo e il 17° ci sono solo 20 punti di distacco. Quindi sono proprio frazioni di punto che dividono le varie posizioni. E tutti avete fatto, devo dire, un ottimo, ottimo lavoro. Il primo applauso va a tutti voi che siete collegati e che avete fatto veramente, veramente, ci avete onorato con i vostri scritti, con le vostre parole, con la vostra intelligenza, ma soprattutto con il vostro entusiasmo. E leggervi è stato veramente un grandissimo piacere. Grazie di cuore. Vedo che c'è ancora un collegamento. Ah, perfetto. Ludovica. Buonasera a tutti. Arriva da Siena, giusto? Sì, da Siena. Buonasera. Buonasera. Perfetto. Allora, io direi che possiamo cominciare. Cominciamo con la 17° posizione. Da Sant'Antimo di Napoli, con lo scritto doppio gioco, Russo Gaetano. Non è collegato, quindi probabilmente non è riuscito a collegarsi. Comunque sentiamo uno dei giurati che ci dice che cosa lo ha colpito invece di questo racconto che abbiamo appena citato. Buonasera. Allora sì, mi era piaciuto questo racconto perché comunque, diciamo, da un lato mi dava proprio anche un po' l'idea di come potesse essere il futuro, no? Così con questa polizia in qualche modo che poteva essere anche un po' corrotta, ma gestita sempre dall'intelligenza artificiale. Quindi complimenti per questo scritto. Che non sia collegato il signor Russo, comunque questo lo dico a tutti, riceverete comunque tutti la copia del mezzo posta, la copia dell'antologia, che adesso mi piacerebbe recuperarne una copia, ecco, e farvela vedere. Si può far vedere da vicino una copia? Chiedo ai tecnici, così li faccio lavorare un po' stasera. Eccola, si mettono davanti alla telecamera e vi fanno vedere la copertina
del concorso letterario nazionale sull'intelligenza artificiale ed ecco la fotocopia che riceverete come copia. Lasciamo la 17ª posizione per andare, rimaniamo al caldo, cioè anche se in questi giorni non è al caldo, con un bellissimo racconto che arriva da Catania, l'interrogatorio con Venere Anna Maria, che invece è collegata. Allora, Venere Anna Maria è di origine pugliese, vive da 20 anni in Sicilia, è un'imprenditrice del mondo della formazione sanitaria. Nel 2015 è stata direttrice dell'editoriale di Medical Live Magazine, che è una rivista online, e fa molte altre cose che spero ci voglia raccontare lei. C'è Anna Maria? Sono qui, grazie, buonasera. Sono davvero onorata e felice di essere qui questa sera con tutti voi. Innanzitutto vorrei ringraziare l'organizzazione per avermi dato l'opportunità di condividere questa mia passione per la scrittura. E poi volevo ringraziare la giuria per il tempo e l'attenzione dedicata alla lettura e alla valutazione dei nostri manoscritti. Sì, sono di origini pugliesi e da 22 anni vivo in Sicilia, a Catania. Sono una sociologa sanitaria e successivamente mi sono specializzata in criminologia forense, ma lavoro nell'ambito della formazione sanitaria, quindi ho una società che si occupa di formazione dei medici, di tutti i professionisti sanitari. Dal 2015 a tutt'oggi sono direttore editoriale di Medical Live Magazine, una rivista di informazione medico-scientifica online. Ma qui questa sera sono con voi proprio per questa mia passione per la scrittura e prevalentemente il noir, quindi quando ho letto dell'opportunità di poter partecipare a questo concorso con un tema così, come dicevo prima, complesso, soprattutto per gli aspetti sociologici, non ho resistito all'idea di scrivere un noir che contemplasse anche all'interno non soltanto suspense, ma anche una forma di introspezione. Non voglio spoilerare il racconto, ma sicuramente la protagonista rappresenta alcuni di noi che attraverso un'interazione continua, diretta, con una forma di intelligenza artificiale, se segnate da uno stress, da un disturbo, potrebbero distorcere e percepire in maniera diversa la realtà. Perfetto, quindi gli 83 punti che lei ha preso in questo contesto sono legati molto ad una fantasia particolarmente brillante, posso dirglielo perché l'ho letto anch'io, perché io non facevo parte della giuria, ma me lo sono letto perché li ho letti poi praticamente tutti. Quello che io lavoro anch'io nell'ambito sanitario e quello che sento dai colleghi sull'intelligenza artificiale è una cosa un po' particolare, cioè sento che tutti ne vogliono utilizzare una fetta, ma e tante volte cercano di sostituire alcune fasi della lavorazione medica, chiamiamola così, con l'intelligenza artificiale. Lei che ha esperienza di questo settore, che cosa ne pensa di questo? Ma io penso che se proprio vogliamo passare attraverso uno sguardo all'antropologia medica, io credo che sì, l'intelligenza artificiale sarà sicuramente un grande vantaggio per la medicina, per la scienza, per la tecnica, ma
il rapporto dell'uomo come scopritore, come uomo di scienza, legato alla ricerca, è perché la medicina non è soltanto scienza, è anche molto del rapporto umano. Credo che quello non potrà mai essere sostituito, o comunque forse in un futuro che ancora non riesco ad intravedere, ma la componente umana è ancora molto forte e fondamentale. Lo vediamo in alcuni reparti dove davvero il rapporto o medico-paziente o infermiere-paziente come dire, è completa quello che è un rapporto di cura. È fondamentale il rapporto con il paziente, anche perché le macchine non sono in grado di avere un rapporto di quel genere. Bene, allora, con 83 punti, 16° posto, Venere Anna Maria, l'interrogatorio da Catania. Grazie infinite. Grazie. Non scollegatevi. Sentite anche il resto per andare avanti nel proseguo della serata tutti insieme, perché magari poi potete anche intervenire su alcune cose che vengono dette durante la serata. Passiamo al numero 15. Il numero 15 arriva da Ispra, Varese, con Terra 741028, Amadei Stefano. C'è? Collegato? Sono, buonasera. Buonasera. Allora, buonasera. Io non ho nessun accenno biografico a lei. Cosa ci racconta di lei? Io dal punto di vista lavorativo sono un informatico e collaboro come CED in un comune del Lago Maggiore. Quindi diciamo sono un po', se c'è di qualche dipendente, un collega. E mentre invece per quanto riguarda la parte letteraria, io mi diletto di fiabe e favole per bambini. Oh, che bello. E quindi diciamo questo è un po' un'escursione in un terreno sconosciuto in parte, nel senso che la fantascienza non è proprio il mio forte, anche se qualcosa ho fatto. Ma principalmente appunto faccio fiabe e favole per bambini e sono ormai 10 anni che faccio libri e racconti. Beh, comunque l'essere entrato nei primi 16 di un concorso nazionale vuol dire che comunque non è poi un terreno sconosciuto il suo, quindi bravo e complimenti, perché è veramente... È stato un racconto un po' sperimentale, perché se l'avete visto come strutturato... È pensato proprio non una cosa astratta, ma proprio dentro nel terminale dell'intelligenza artificiale. Ed è un dialogo che avviene tra macchine, praticamente, tra linee di comando date dall'uno all'altro. Quindi questo è l'idea di fondo del racconto, fondamentalmente. Si nota anche dallo sfondo nero e dal carattere bianco, che sembra una cosa banale, però allora, è una cosa proprio sperimentale e originale che ho voluto dare al racconto. Perfetto, sentiamo un attimo la giuria. Non c'è descrizione, è tutto linguaggio, è tutto parlato tra macchine, tra l'intelligenza artificiale e un'altra macchina che fa da supporto. Però anch'io non voglio spoilerare nulla. Ok. Sì, il racconto è molto bello, paga un po' poi nell'impaginazione del libro, perché non abbiamo potuto tenere il nero di fondo e quindi nell'impaginazione perde un po'. E diciamo che quasi tutti i racconti di questo libro comunque sono pessimisti sull'intelligenza artificiale, secondo me. Si parla sempre dell'intelligenza artificiale come una cosa, se non negativa, pericolosa. E diciamo che a differenza della situazione attuale, gli umani del mio racconto sono stati più prudenti, in quanto l'intelligenza artificiale non l'hanno rilasciata sulla Terra, ma l'hanno lasciata in orbita.
comunque complimenti perché ci è piaciuto. Grazie, grazie. Perfetto. Allora saliamo di un gradino, grazie ancora di essere qui, rimanga con noi per i saluti finali. Come vedete, il bello di questo è che tutta l'Italia è collegata. Abbiamo diversissimi paesi. Io vi tengo un po' sulle spine perché così non vi dico qual è il prossimo. Abbiamo praticamente tutta l'Italia che è collegata con noi questa sera. Ed è un piacere che un paesino piccolo come Ozegna riesca a fare da punto di riferimento per tutta l'Italia. E questo ci fa piacere. E adesso non andiamo lontanissimo da qui, andiamo a Bologna, il sogno di Atlas, Mari Nada. Buonasera a tutti. Eccola, la prima collegata questa sera, che è stata collegata con noi questa sera. Allora, intanto lei ha un curriculum francamente molto interessante. Romagnola, appassionata di lingua e cultura, dopo aver conseguito una laurea in lingue e letterature straniere presso l'Università La Sapienza di Roma, ha arricchito le sue competenze con un master in cooperazione internazionale all'Alma Mater proprio di Bologna, che è una bellissima università, la conosco personalmente, e una formazione in tecniche traduttive. Lei ha già vinto un concorso internazionale e diversi altri concorsi. Ha frequentato anche l'università in Olanda, parla l'olandese anche, complimenti, ed è attualmente una traduttrice. Non vede il suo lavoro di traduttrice un po' in pericolo con questa intelligenza artificiale? Per certi versi sì, per certi altri no, perché le traduzioni hanno assolutamente bisogno del dell'intelletto umano, perché le sfumature da lì cogliere una macchina. Quindi per quanto riguarda le traduzioni tecniche, i programmi possono aiutare molto, ma nelle traduzioni letterarie e medico-scientifiche e quant'altro, ma cioè, no, ci vuole assolutamente l'essere umano, perché, ripeto, le emozioni, le sfumature linguistiche non le coglie una macchina, e si nota quando è stata fatta la traduzione da un programma. Quindi sì, volevo dire, aggiungo una cosa, io ho vinto il concorso internazionale Navarro per il mio primo romanzo, il 24 di maggio scorso, e che non è però stato ancora pubblicato, mentre ho appena pubblicato un saggio. Lo posso far vedere? No. Chiaro. Tutto quello che è cultura va pubblicizzato ed è bello vederlo. Allora, vabbè, colgo l'occasione per questo saggio. Non so se si vede con la luce. Sì. Si chiama Il potere nascosto. Si vede? Perché io non mi vedo bene. Il potere nascosto delle donne, da Crisalidi a Farfalle, ed è un saggio sul femminismo e le radici storiche della posizione della donna nella società dall'antichità ad oggi, con la prefazione di Virginia Raggi, l'ex sindaco di Roma. Questo è stato appena pubblicato il 10 di ottobre ed è stato anche esposto alla fiera, internazionale del libro di Francoforte. Quindi questi giorni è in mostra a Francoforte, perché l'Italia è d'onore dopo 36 anni. E quindi mi sono data alla scrittura, ho sempre scritto per l'attività di traduttrice, ho sempre curato, perché mi è sempre piaciuto scrivere, ma non ho mai avuto la velleità di pubblicare. Poi, a seguito di un intervento che mi ha costretta a casa un paio di mesi, ho voluto ritirare fuori dal cassetto due progetti che avevo in corso e li ho portati a termine. Appunto il romanzo, che si chiama Il giardino dei gelsomini, e sarà pubblicato a novembre, e questo saggio, Il potere nascosto delle donne. Per quanto riguarda
il racconto, non so cosa vi sia piaciuto esattamente, cosa avete colto. Lo sentiamo dire dalla giuria. Ce l'hai sì. Il microfono? Eccolo, aspetti che arriva il microfono. Sì? No. Pronto? Sì, ci sono. Tienilo così, eh? Come? Così. Ok. Va bene, allora, buonasera intanto, è bravissima perché questo racconto, il sogno di Atlas, ha affrontato diverse tematiche, anche a volte solo en survol, cioè brevemente, ecco, però non si è soffermata solo sull'aspetto, diciamo, tecnologico, però ho visto che ha cercato anche di dare una connotazione positiva ai robot, a tutto quello che sarà intelligenza artificiale, nel senso che si parla di bene, la lotta insomma eterna tra bene e male, si parla di la paura del sopravvento sugli gli umani, quindi c'è questa paura sottesa tra il prevalere della macchina sull'uomo, però lei ha anche saputo in fondo dare anche un'altra connotazione, cioè la macchina può anche intervenire in una maniera anche positiva, spiegando, facendo anche da tramite tra l'uomo e la macchina, trovando quegli aspetti positivi e non certo penso di guerre, di sopravvento, insomma aspetti più positivi, ripeto, che una macchina ci può dare intervenendo anche nel mondo degli umani, ecco. Quindi tutto ciò là dove non arriva l'uomo può farlo alla macchina, ma l'ha visto mi sembra in modo positivo, non negativo. E l'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto che abbia scelto come quadro, diciamo, come luoghi il Giappone, quindi sentivo la sua, mi sembra appunto la sua voglia, penso sia stata comunque in questi posti in Asia, tra l'altro l'Asia paese dove la tecnologia è molto avanzata, quindi non ha fatto che, è proprio ben curato e ben strutturato, ecco, il racconto. Quindi voglio dire una piccola cosa. È vero quello che lei ha detto ed è giusto, ha colto bene il senso del racconto, però ho aggiunto una cosa che è quello che ho voluto dire io in questo racconto, che il diverso è bello, non deve far paura ciò che non conosciamo, esatto. Cioè in genere la paura è generata dalla inconsapevolezza, dalla non conoscenza, certo, di chi siamo di fronte. Il protagonista, che è appunto Atlas, inizialmente non viene accolto dalla comunità e non lo si conosce, quindi crea degli stili, degli sapori. Comunque, cioè, l'uomo tende ad avvicinarsi alle macchine e la macchina, in questo caso nel mio racconto, tende ad avvicinarsi all'uomo, cioè non solo a recepire i messaggi e i comandi dell'umano e quindi ad agire secondo i comandi, ma ad umanizzarsi, quindi a cominciare a provare sentimenti, emozioni, paura, cos'è il bene, cos'è il male, cos'è l'arte, perché esistiamo e così via, no? Fino a che finalmente viene accolto, perché riconosciuto come simile. Quindi per me, cioè io come scopo, come morale, diciamo così, nel racconto ho voluto dire che l'essere diversi non deve essere una barriera, ma deve essere una ricchezza per la comunità, e soltanto conoscendo l'altro possiamo vivere in una comunità più serena, insomma, ecco. Grazie, ecco. Grazie infinite per il suo racconto e soprattutto per questa bella visione. Tra l'altro, se non mi ricordo male, il grande Asimov, che aveva scritto i primi di fantascienza parlando di macchine, aveva detto che la macchina non poteva fare del male. Teoricamente non potrebbe fare del male, quindi teoricamente non dovremmo averne paura. Vedremo. Grazie molte e un applauso per... Grazie. Nadia Mari. Grazie. Da un sogno andiamo all'Eden. Esperimento Eden, Nutini, Dario.
È collegato? Ecco tu. Eccolo qua. Sì. Dario Nutini, che ha un nome familiare alla musica. Sono molto curioso di leggere l'antologia perché tutte le cose che ho sentito finora sono estremamente interessanti. Perfetto. E quindi immagino che sarà una lettura molto piacevole. A me è piaciuta molto la sua descrizione che si è data, perché noi abbiamo chiesto ad ogni scrittore di scrivere due righe su se stesso. E il signor Nutini ha scritto: non sono uno scrittore, sono un ingegnere in pensione. Che è una definizione stupenda, perché mi è piaciuta molto, perché in pensione, è vero. Ho sempre esercitato come libero professionista in fabbrica e non ho mai scritto nulla di strutturato. Ecco. Da quest'anno, 2024, mi è successa una cosa strana. Mi sono messo a sognare alle 5 di mattina degli spunti per racconti, ne ho sognati una dozzina e ho composto un'antologia di 12 sogni, che sono 12 incubi, di cui il primo è il racconto che avete conosciuto, e ce ne sono altri 11 che vanno verso un finale piuttosto inquietante. Comunque non voglio spoilerare neanche io. Come mai inquietante? Vi posso solo dire che ho smesso di sognare, quindi col dodicesimo racconto questo percorso nella notte si è interrotto. Diciamo, diventavano incubi più che altro. Diventavano incubi, ero partito con un sogno, quello che avete letto, e poi diventavano incubi, mi sono fermato. Il primo sogno, Eden, mi ha dato modo di esplorare attraverso un racconto che chiamiamo in causa l'intelligenza artificiale, di esplorare alcuni aspetti dell'intelligenza naturale, soprattutto in tema del problema del male, e quindi in chiave etica. E se avete notato, lo sviluppo del racconto porta a un tentativo embrionale di una spiegazione alternativa al problema del male. Del male, ok. Quindi, del male, del male. Lei non ha una visione molto, molto simpatica ed allegra e leggera dell'intelligenza artificiale, quindi? Dell'intelligenza naturale no. Mi fido di più dell'intelligenza artificiale, se proprio devo esprimere un'opinione personale. L'intelligenza naturale la vedo come, nella sua storia evolutiva, fortemente intrecciata alla propensione al male. E quindi, no, effettivamente la mia non è una visione ottimistica. Direi di no, però è giusto essere all'interno di questo per poter non perdere nessuna visione del mondo. Quindi lei riceverà questo coso, spero che ci farà sapere dove potremo trovare, e questo vale per tutti ovviamente, i vostri libri e le vostre pubblicazioni, in modo da poterle leggere anche noi e approfondire il rapporto con voi, perché io spero che non si concluda con questo concorso, perché nei prossimi concorsi ci saranno altre spunti. Siamo partiti dal primo concorso con la lettera 22, che era la macchina da scrivere dell'Olivetti, qua di zona ovviamente, che faceva i 70 anni, e abbiamo scoperto un mondo che c'era dietro l'Olivetti, che non era solo quello qui, ma era dappertutto. Poi siamo passati alla parola, che era stato un altro dei temi che ci hanno portato molto molto successo all'interno dei racconti, e adesso abbiamo l'intelligenza artificiale. Quindi spero di potervi leggere con i vostri racconti e con i vostri libri successivamente, come quello di Mari, della signora Mari che ci ha presentato prima, e anche il suo, quando usciranno tutti i racconti. Quando è prevista l'uscita del suo racconto? E ancora non sono in cerca di un editore, ancora non è prevista. Però comunque spero nel 2025. Perfetto, però ce lo farà sapere sicuramente. Okay?
Senz'altro. Grazie infinite di essere con noi. Rimanga con noi per i saluti finale e un applauso al signor Nutini. Rimaniamo con un, diciamo, con un amico del concorso, con una poesia alla luna, consiglio Michele. Allora, mettiamoci qua a favore della telecamera. Quando ci siamo sentiti l'ultima volta, perché l'abbiamo intervistato per il concorso dell'anno scorso, che aveva vinto appunto con quel racconto particolare, mi aveva detto: io proverò a scrivere qualcosa sull'intelligenza artificiale, però non so. Come mai? Ma dunque, innanzitutto complimenti per l'organizzazione, per questa splendida serata, essere qui e sentire delle emozioni. Non a caso uso la parola emozioni. Il nocciolo della questione sull'intelligenza artificiale, e credo che il mio racconto sia fatto proprio di questa contrapposizione, l'intelligenza artificiale positiva laddove aiuta tutti a vivere meglio, l'intelligenza artificiale che ci spaventa laddove, come dice Sam Altman, il guru dell'intelligenza artificiale, intende ricreare delle emozioni nelle macchine, perché dice Altman, un 39enne, come dire, che è il fulcro dell'intelligenza artificiale, le emozioni non sono altro che chimica. Allora io, che appartengo a una generazione dove invece le emozioni le ho vissute, le emozioni positive, negative, il primo bacio, le gioie, i dolori, la palpitazione per un esame universitario, eccetera, non credo che possa essere tutto ridotto a chimica. Ed è quello che spaventa. L'altra sera c'è una bellissima trasmissione, Riserva Indiana, dove c'è uno scrittore e un attore che si chiama Stefano Massini, che a proposito dell'intelligenza artificiale ha citato, fatto vero, la lettera di un ingegnere che si è occupato per tanti anni di trasferire le emozioni a delle macchine, a degli androidi, a dei robot. E questo ingegnere, dopo tanti anni di servizio, alla fine, quando va in pensione, triste, scrive alla sua azienda e dice: cara azienda, dopo tanti anni in cui mi sono occupato, ho provato a trasferire le emozioni nelle macchine, mi sono reso conto che ho sbagliato, perché non ho capito che nessun ingegnere, nessun progettista, nessun informatico potrà mai trasferire nelle macchine una parola di 5 lettere che appartiene esclusivamente agli esseri umani, che è forse. Perché le macchine hanno dei comandi per cui o è bianco o è nero, o si fa o non si fa, mentre invece l'essere umano, con quella parola che racchiude tutte le emozioni, forse oggi non sono quello che ero ieri, forse gli amici a cui voglio bene magari domani cambieranno opinioni. E con questa parola il dubbio racchiude appunto tutta una serie di emozioni. E ingegnere, alla fine della lettera, dice: guardate, io mi sono reso conto, cara azienda, che ho fallito, nel senso che non sono riuscito a trasmettere alle macchine le emozioni, ma è stato un fallimento meraviglioso, forse. Parlare con lei è sempre un piacere infinito. È veramente un piacere infinito. Grazie per il racconto. La giuria ha qualcosa da commentare? Volevo dire, veramente è un racconto bellissimo, perché, come ha detto, ha iniziato, insomma, la sua adesso narrazione, tra virgolette, ecco, è veramente carico di emozioni. E penso che quando tu pensi a intelligenza artificiale, no? Intelligenza, pensi già a qualcosa di meccanico, no? E questo aver inserito invece l'umanità e il meccanico nel suo racconto
è stato veramente molto bello. E ha affrontato l'argomento anche degli anziani, che tra l'altro diventa sempre più imperativo nella nostra società. Gli anziani aumentano e di giovani non ce ne sono tanti, ecco. Per cui veramente complimenti, perché è stato un piacere leggerlo. Bravo, bravissimo. Grazie, grazie a lei. E che questa è la pubblicazione, troverà questo e tutti i racconti dei nostri amici. Grazie. Bene, saliamo ancora di un gradino e questa volta scendiamo a Roma a leggere il racconto Il Seme, Grasso Francesco. Grasso. Eccomi, mi sentite? Grasso Francesco, sì. Che cosa? Sentite? Sì, l'aspettavo. Grasso o grosso? Okay. Grasso o grosso? Il grasso, nome. Grasso, mi vedete, insomma, fare, no? è difficile sbagliarsi. Intanto ringrazio la giuria, ringrazio l'organizzazione. Volevo dire che ho partecipato con piacere a questo concorso dato il tema. Ovviamente io mi occupo di intelligenza artificiale dal punto di vista professionale. Io sono un ingegnere elettronico e lavoro presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'AGID, che come penso sapete è stata proprio incaricata dal governo di studiare l'impatto dell'intelligenza artificiale, specie sui processi della pubblica amministrazione, sia dal punto di vista tecnico applicativo che dal punto di vista normativo, per cui stiamo lavorando sul regolamento di applicazione delle possibili, appunto, applicazioni dell'intelligenza artificiale per quello che riguarda i servizi al cittadino, comunque la pubblica amministrazione, sia in campo, non so, dell'istruzione, della previdenza, anche degli investimenti pubblici, della sicurezza e quant'altro. E si tratta di un campo effervescente. Diciamo che l'intelligenza artificiale in questo momento va non solo di moda, ma è anche ricettato di investimenti e di idee. Nella pubblica amministrazione l'intelligenza artificiale la farà da padrona nei prossimi anni. E peraltro io penso che prego, vedo, grazie a quello che fate all'AGID, spero che non sia ironico, perché faccio anche molti danni, voglio dire, però chi non sbaglia normalmente non fa. Quindi anche attraverso errori cerco di imparare. Quello che volevo dire è che della mia duplice veste di ingegnere ma anche di scrittore, credo che anche la narrativa, ecco, anche la narrativa sia utile per veicolare queste nuove idee, questi nuovi progetti. Tant'è vero che mostro anch'io una pubblicazione che abbiamo fatto quest'anno, che è un'antologia di racconti di fantascienza ambientati nel mondo della pubblica amministrazione, in particolare che tratto quasi tutti del tema dell'intelligenza artificiale. Abbiamo raccolto 15 racconti di 15 autori che si interessano, che lavorano, che comunque hanno a che fare con la pubblica amministrazione, e abbiamo chiesto come sarà nel futuro la pubblica amministrazione, e ne è venuta fuori questa antologia che, come vedete anche in copertina, un disegno ovviamente fatto da un'intelligenza artificiale che rappresenta il futuro dipendente, il futuro civil servant che ci aspetta, si spera, per aiutarci, per dare più supporto e più servizi al cittadino italiano del domani. Ecco, allora, visto che entriamo in questa cosa, quanto crede sia fattibile questa cosa, vista l'arretratezza attuale dei nostri sistemi e soprattutto quanto noi ci mettiamo tanto ad adeguarci ai cambiamenti, perché poi è un problema che trova sempre molte resistenze in giro e quindi è difficile tante volte inserire novità. Voi che ci lavorate dentro, che affrontate questo tipo di cosa, come la vedete, soprattutto nel futuro, fino a che punto effettivamente può essere cambiato radicalmente le cose? Allora, mi tocca ovviamente prendere le difese della pubblica amministrazione e di spezzare una lancia
in favore appunto dei ministeri e degli enti pubblici, che nell'immaginario collettivo italiano sono dei dinosauri, ma non è così. Non è così. È ovvio che la pubblica amministrazione è conservatrice, perché nella misura in cui è legalista, cioè va dietro alla norma. Quindi prima c'è bisogno di una norma e poi la pubblica amministrazione si adegua, non può ovviamente precedere le norme. Ma la pubblica amministrazione è una realtà in continua evoluzione, per molti versi, benché sia a macchia di leopardo, per cui alcune cose sono più avanti, altre più indietro, ma per alcuni versi è anche superiore ad alcuni settori privati. Per esempio, prendiamo qualcuno di voi a che fare, non so, con l'INPS o con l'Agenzia delle Entrate, prendiamo il 730, il modello 730 che si può compilare, quindi sono online, quindi sono che fino a qualche anno fa veramente sarebbero state fantascienza. In realtà la pubblica amministrazione, benché con i tempi dettati alla norma, come dicevo, sta andando avanti verso il futuro e anche, ripeto, più velocemente di altri settori, come ad esempio quello bancario, quello assicurativo, che sono più indietro. Mi è capitato in questo periodo di fare presentazioni di questa antologia e normalmente tra il pubblico tutti dicono questa cosa: ah, io non è possibile, la burocrazia mi uccide, vado alle poste e devo perdere giornate. Io dico, innanzitutto le Poste Italiane non sono pubblica amministrazione, ma è un'azienda privata. E poi la burocrazia in realtà a volte potrebbe anche essere a tutela del cittadino. Questa è una delle cose che vengono anche analizzate e ragionate in questa antologia. Come possiamo noi utilizzare la pubblica amministrazione nella misura in cui questa può evolvere anche per un miglior servizio e per una migliore soddisfazione degli utenti? Perfetto. Quindi la sua visione sull'applicazione è molto ottimistica. Io le dico, lavoro nell'ambito medico e far parlare tutti i sistemi che ci sono attualmente, tanto per farle un esempio, i medici di base, che sono i medici della pubblica amministrazione, perché sono facenti parte dell'ASL, hanno la bellezza di 14 sistemi diversi di collegamento, per cui non possono parlarsi l'uno con l'altro e non possono parlare con l'amministrazione. Quindi diventa poi difficile. Per quello che io le chiedevo, secondo lei, quali erano i tempi nei quali... Però sicuramente lei conoscerà il fascicolo sanitario elettronico, che è una cosa di cui appunto ci siamo occupati noi, che è un grande passo avanti tutto questo. Sì, no, ovviamente no, il fascicolo sanitario non può essere implementato, per esempio, con tutti gli esami che vengono fatti nei vari ospedali. Questo perché il medico deve stamparli, scannerizzarli e poi caricarli. Il che diventa veramente una follia. Però questo sicuramente è un passo e sono sicuro che ne farete moltissimi. Però vorrei parlare del suo racconto, Il seme. Come mai questo titolo? No, per carità, va un po' al di fuori. Come ho detto prima, io ho una duplice veste. Sono un funzionario pubblico, ma sono anche uno scrittore. Peraltro nel campo della fantascienza sono abbastanza noto. Ho vinto 2 volte il premio Urania della Mondadori, quindi... questo è un racconto, diciamo, di fantascienza classica, ancorché tratti di intelligenza artificiale, ma tratta di space opera, diciamo, come si suol dire. Quindi tratta di esplorazione spaziale, di guerre tra terrestri e razze aliene, di invasioni. E peraltro mi è venuto in mente che l'intelligenza artificiale purtroppo potrebbe avere grande impiego anche in guerra, dei settori bellici, ma non in futuro, sarà già adesso. Basta vedere quello che succede in Ucraina, dove i droni che vengono adoperati sia dalle truppe ucraine che dalle truppe russe hanno comunque un sistema autonomo di guida e di ricerca del bersaglio, che è di fatto un'intelligenza artificiale. Quindi niente, il mio racconto tratta di questo, ma ancora una volta in maniera classica, cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento per parlare comunque di temi che sono la pace, la guerra, il male e il bene, quindi ciò di cui si parla da migliaia di anni nella letteratura. Perfetto, grazie infinite della sua partecipazione. Il suo punteggio è stato molto interessante, perché ha preso un 87,5 con il suo seme.
ricordo Grasso Francesco da Roma. Grazie infinite. Grazie. Il prossimo concorrente ha scritto di sé: insegno filosofia e storia presso il liceo classico La Farina della mia città. Ho scritto una raccolta di racconti intrecciati da loro intitolata I racconti di Punta Favara, ma non l'ho ancora pubblicato. Attualmente sto lavorando a una seconda raccolta di racconti intitolati I racconti dell'infimero e dell'attesa. E a noi ha mandato L'imbroglio del cuore, corrente naso Daniele. Grazie mille, sono molto contento di essere qua stasera. Questo è un anno di grandi soddisfazioni, perché proprio dopo aver scritto questo racconto, di cui dirò qualche cosina, di getto nel mese successivo ho scritto un romanzo che verrà pubblicato fra 2 mesi, Una zebra nel mare, per cui sono veramente delle soddisfazioni. Io insegno. Certo, l'angoscia degli insegnanti è che un giorno le intelligenze artificiali possano sostituirci, però mi consolo pensando che alla fin fine c'è qualcosa che non potrà mai essere sostituito da nessuna macchina, e questo è il cuore. Cito Pascal, che è un filosofo: il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. E lui, che pure era un matematico, che ha ideato una delle prime macchine calcolatrici, la Pascaline, in realtà distingueva bene tra l'esprit de geometrie e l'esprit de finesse, no? Lo spirito matematico è quello che porta invece alle domande esistenziali: chi sono, dove vengo, dove vado. Questo una macchina non se lo chiederà probabilmente, però non sono pessimista. Le macchine possono assolutamente dare una mano all'uomo, purché ci sia dietro un cuore umano che batte. E il racconto nasce da questo sogno, dalla fantasia di una macchina artificiale che possa trovare l'amore, che possa aiutare finalmente, no, a trovare l'amore. Naturalmente non entrerò nei particolari del racconto, però la protagonista si innamorerà veramente quando coglierà anche il lato umano della persona che ha di fronte. Là inizierà, cesserà l'infatuazione e comincerà l'amore, no? Anche l'imbroglio che c'è dietro, che poi non è imputabile a nessuno, ma se non a un altro cuore che batte. Vi ringrazio davvero, perché insomma mi ha dato l'occasione di ragionare su una tematica su cui effettivamente a volte non ci soffermiamo. Io ho scritto questo racconto appositamente per partecipare al concorso, quindi mi sono messo in ballo, non avevo niente nel cassetto da poter riciclare. È stato proprio un esperimento narrativo che mi ha dato tanto. Grazie, questo ci fa immenso piacere. Una domanda: lei insegna filosofia. La filosofia è una delle cose più dove la mente elabora e crea. L'intelligenza artificiale ci potrà dire tutto su Kant, su Hegel, ma non potrà mai pensare al posto di Kant e Hegel. Lei ha questa sensazione oppure ci stiamo sbagliando? No, non vi state sbagliando affatto. La mente umana ha una creatività che va oltre la possibilità di connettere logicamente anche i pensieri più profondi che finora ha elaborato. Alla fine, spesso le più grandi scoperte scientifiche nascono da errori umani, non ce lo dimentichiamo. Per cui l'intelligenza artificiale spesso va verso la direzione della perfezione, del calcolo, della ricerca, del conseguimento di risultati logicamente e matematicamente certi. Le più grandi intuizioni sono nate da errori, proprio ribaltando completamente la logica, e questo forse è tipico dell'uomo, non siamo sostituibili. Perfetto, e questo è un gran bel pensiero e ci fa piacere che sia venuto fuori dal suo racconto. Noi la ringraziamo moltissimo, le chiediamo di rimanere con noi per la foto finale. Senz'altro. Del gruppo. Senz'altro. E passiamo alla concorrente successiva. È nata a Mantova, 1980, ha una laurea in lettere e filosofia all'università, ha scritto già molte cose e a noi ha mandato un racconto bellissimo che si chiama ED155, da Buscoldo, Mantova, Beduschi, Jessica.
Buonasera a tutti, mi scuso, anche io ho un po' di problemi di connessione, quindi non riesco ad attivare la fotocamera. Grazie, sono molto contenta, sono, di essere stata selezionata appunto per questo concorso. E volevo anche ringraziare appunto tutti, anche lo staff e la giuria. Niente, io ho scritto questo racconto anch'io, diciamo, appositamente, diciamo, per questo concorso. Ho cercato un po' come il collega appunto di filosofia, di umanizzare, ecco, le macchine, e quindi, cioè, il risultato è stato appunto quello di creare un personaggio che non sapeva di essere una macchina, ma l'ha scoperto, ahimè, in circostanze un po' particolari, quindi scappando da una, diciamo, da un luogo un po' di morte, dove l'uomo aveva cercato di sottomettere e stava anzi sottomettendo appunto le macchine, e quindi anche macchine intelligenti, quindi proprio vere e proprie intelligenze artificiali. Quindi ho cercato appunto di dare anche anch'io questa impronta, diciamo, emotiva, empatica al racconto, per, insomma, diciamo, trarre fuori, diciamo, questo discorso che anche le macchine possono avere dei sentimenti. Quindi io ho una visione abbastanza positiva, possiamo dire, appunto delle macchine, di queste intelligenze, di queste intelligenze artificiali, e mi auguro, insomma, che in un futuro, insomma, possano servirci, insomma, essere anche così di supporto anche a noi, anche se comunque non potranno mai, ecco, sostituirci. Perché comunque l'intelligenza umana non è paragonabile, insomma, a quella di una macchina. Questo, insomma, è il mio pensiero, ecco. Si sente, perché temo che la connessione sia un po', perché purtroppo qua c'è molto maltempo, quindi si sente, sì. Tutta Italia siamo un po' malmessi. No, quello che volevo chiedere è se lei, visto che ha scritto molto, ha qualcosa in arrivo per noi, oltre al racconto che ci ha mandato. Sta scrivendo? È riuscita? Sì, 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 guardi, io, ecco, sto scrivendo un romanzo a quattro mani, quindi il seguito di uno che abbiamo già pubblicato con una mia collega appunto di filosofia, che lei si occupa della parte di ricerca, mentre io, diciamo, mi occupo della parte più tecnica, quella legata alla scrittura. Sì, che tratta, diciamo, un tema un po' particolare. Utilizziamo nelle carte, le carte dei tarocchi, per creare delle storie anche di crescita personale. Abbiamo già pubblicato un primo volume, adesso siamo per pubblicare un secondo, quindi diciamo così, il proseguo di questo punto volume. E dopo io ho scritto un altro romanzo, distopico, che ancora è nel cassetto, insomma, non è ancora stato pubblicato. Però guarda, io in genere scrivo in estate, perché durante l'inverno sono impegnata a scuola e non riesco proprio a scrivere nulla, quindi, però uno all'anno ci provo, sì. Uno all'anno, sì. È una bella media, uno all'anno, cioè, nel senso, sì, che, insomma, è già uno o due, sì, uno. Questa è la mia media, sì. Vi ringrazio tanto, volevo anche sapere dalla giuria, insomma, magari quali sono gli elementi che hanno trovato di interessante, ecco, il mio racconto, se posso saperlo, mi farebbe piacere. Sì, buonasera. Ma io... Buonasera. Buonasera, mi era piaciuto molto il suo racconto. Devo dire che quest'anno è stato veramente piacevole leggerli tutti, perché sono stati tutti molto buoni. Il suo mi è piaciuto proprio per questa caratteristica anche... Forse di dire, vabbè, insomma, di solito, come dicevamo prima, come si è detto, che le macchine sono le cattive, in questo caso invece quasi erano i buoni e l'uomo è quello cattivo. Del resto, poi, se uno sente i telegiornali, non è che possa avere un'idea molto diversa. Però in questo caso, appunto, anche pensare che le macchine non sono qualcosa che ci vuole comandare, ma al contrario erano i servi, ecco, insomma, dell'uomo. Questo mi era piaciuto, questo aspetto del racconto. Grazie. Bene. Molto bene.
Allora, grazie anche a lei di aver partecipato, è stato un piacere leggervi. Come notate, ci sono tante anime all'interno di questo concorso, di questi primi 17 racconti. Ci sono altrettante visioni negli altri, però questi sono veramente stati cercati un po' con lanternino, nel senso che avevano qualcosa di più originale rispetto a tutto il resto. E devo dire che anche con le persone con le quali ci stiamo interfacciando questa sera viene fuori proprio quello, cioè l'originalità e la bellezza dei vari personaggi che ognuno ha messo, comunque parlando di un argomento come l'intelligenza artificiale, una cosa personale, molto personale, e con un taglio estremamente piacevole, estremamente bello da leggere. Quindi complimenti di nuovo a tutti i 17. Torniamo alla classifica. Adesso non so se è collegato, è un altro scrittore torinese che si chiama Pietro Bon Emanuel. Morte ad Utopia era il suo racconto. Non so se è riuscito a collegarsi, non lo vedo. No. Ve lo dico io, è un consigliere politico, un analista, uno scrittore specializzato in sicurezza internazionale e guerre ibride, in particolare in operazioni cognitive e cibernetiche. Quindi con l'intelligenza artificiale ci gioca parecchio. È poliglotta, laureato all'Università di Torino, ha un'esperienza internazionale e pluriennale nel mondo della consulenza strategica, lavorando presso la Commissione europea e in altri centri estremamente positivi. Ha scritto 10 libri e aveva mandato questo racconto che si chiama Morte ad Utopia. La giuria che ci dice di questo racconto? Allora, qui la macchina è cattivissima. Cioè, se prima mi sono lamentato che erano tutti con le macchine che uccidevano, ammazzavano, qui la macchina è proprio cattivissima, perché ci sono due umani, uno che vuol fare le scarpe all'altro, però alla fine la macchina fa le scarpe a tutte e due. Quindi dobbiamo avere paurissima, non solo paura di queste cose. Sì, anche se io credo che poi alla fine la macchina senza l'uomo non ha più senso di esistere, quindi tutto sommato la paura non c'è. Ok, va bene, speriamo che sia così. Purtroppo ci dispiace che il signor Pietro Bon non sia collegato. Invece Rapueli Ludovica è collegata? Lei è collegata. Allora, la senese, dov'è la senese? Eccola, la senese, che cominciamo ad avvicinarsi al vertice della classifica. Con il desiderio umano, lei è nata a Siena, ma il mio sangue decanta la bellezza del Friuli, questo ci ha scritto lei, e l'incanto delle Alpi Carniche. Ho sempre amato leggere e scrivere, fin da quando ho avuto il piacere di poter affrontare per la prima volta con l'immaginazione in un libro. Ho già vinto diversi concorsi di scrittura, di cui uno a 15 anni, quindi insomma, tutto sommato ha cominciato molto presto e molto bene, mentre frequentava il liceo classico a Siena. Dopo la maturità ha fatto giurisprudenza a Trento, per poi essere costretta a rientrare a Siena durante la pandemia. In quell'anno ho riconsiderato le mie scelte di vita. Lo studio e la brama dell'infallibilità e dei soldi avevano adombrato la mia passione per i libri e la scrittura, portandomi ad essere un vero automa. Dopo la pandemia ho deciso di cambiare direzione e di dare più importanza al cuore piuttosto che alla mente. Così mi sono iscritto alla facoltà di lingue e ho intrapreso lo studio della cultura e della lingua cinese. Ho ripreso a scrivere e a leggere e a inseguire i miei sogni, senza più castigare la bellezza dell'imperfetta fragilità umana che è tutti in noi. Già solo questo vale tutto quello che si può dire su questo racconto. Complimenti veramente. Quindi un cambio di paradigma nella sua vita dopo la pandemia. Sì, esatto, durante la pandemia sono resa conto
fosse veramente importante. Quindi seguire i propri sogni, realizzarsi, perché uno non può mai sapere quando, poi viene. Per quanto tempo avrà ancora la possibilità di realizzare i propri sogni. E quindi sembrava appunto che la pandemia fosse la fine del mondo, e io avevo tirato un po' di somme tre anni. Si sente male il suo collegamento? Forse se spegne la telecamera magari la sentiamo meglio, perché il segnale è un po' debole dalle sue parti probabilmente. Provi un po' a vedere. Proviamo. Si sente? Io la sento. C'è proprio un segnale bruttissimo, veramente un segnale bruttissimo. Lei comunque rimanga collegata, che magari ci salutiamo poi verso la fine, ok? Intanto complimenti per il suo piazzamento. Dunque, desiderio umano 92,5, quindi un grandissimo punteggio da parte della giuria. Che cosa ci dite di questo racconto? Buonasera, sì, a me è piaciuto molto il suo racconto, perché appunto metteva anche un po' all'inizio, cambiava proprio, trasformava lo scenario man mano che si leggeva, ecco, questo mi è piaciuto molto per questo aspetto. Complimenti. Bene, allora saliamo ancora e torniamo a Roma con un racconto che si chiama Kapčka, Pieri Mario, che non so se è collegato. Vediamo un po' se c'è Pieri Mario. No. Allora vi racconto io qualcosa di lui, così come se l'ha raccontato lui. Nel 2020, con lo pseudonimo di Tommaso Picasso, ha pubblicato una serie di racconti. Poi ha vinto il concorso Giallo Festival nel 22 e sta continuando a scrivere tantissimo. Il racconto, questo racconto che noi ha mandato, è un noir ovviamente, ed è stato scelto per la pubblicazione sulla rivista Offline nel novembre del 2023. Questo racconto vi è piaciuto perché? Allora, qui si vede tutta la difficoltà delle macchine, perché abbiamo una macchina a cui viene dato un lavoro da fare, compilare delle cose su un terminale, e si ferma nel momento in cui c'è una casella con scritto "non sono un robot" e non può più rispondere a questa domanda, perché e lì si ferma, e questo fa andare in crisi la macchina. Ci è piaciuto molto. Ah, quindi è una visione diversa, cioè la macchina ha comunque dimostrato di avere un grosso limite, cioè il limite di non riconoscersi e quindi di non sapere che cos'è. Eccoci, aspetta, che volevi dire qualcosa? No. Quello che ci ha colpito, no? Però è un peccato, perché hai già rivelato quasi come finisce il racconto. Vabbè. E questa è la parte proprio più bella, più tra virgolette saporita, perché è veramente originale, per cui quando tu man mano che leggi arrivi a quel punto lì, no, come umano dice "ma come, questo sistema captcha ha fregato la macchina", no? No, comunque molto bello, originale, ed era uno dei criteri di cui la giuria ha tenuto conto, ecco. C'era proprio l'aspetto originalità, ecco, oltre ad altri criteri. Man mano poi diremo. Sì. Perfetto, allora ci stiamo avvicinando ai vertici, siamo nei primi cinque. Il quinto autore arriva da Firenze, tecnologia palpebrale Orange, Battista Luca. C'è Battista. Buonasera. Eccolo. Buonasera. Ed eccolo il numero 5. Allora, signor Luca,
Lei non ha scritto nulla di sé, ci racconta qualcosa? Allora, anch'io sono docente come altri colleghi che prima si sono presentati, insegno lettere qui a Firenze, scrittore dilettante anche io, con qualche pubblicazione alle spalle, qualcuna prossima avventura. Niente, mi sono voluto cimentare con questo concorso e ho voluto dare la mia visione, no? Dove la macchina non è né buona né cattiva, ma è neutra, però gli interessi che si muovono intorno alla macchina non sono mai neutri e quindi finiamo in qualche modo per essere coinvolti anche contro voglia da tutto quello che ci viene proposto e venduto come potenzialmente innovativo e funzionale, anche se magari non è così strettamente necessario per noi. Quindi ho affrontato una distopia classica dove il protagonista rimane schiacciato in qualche modo in un'evoluzione volutamente rappresentata a spezzoni, no? Attraverso alcuni quadri narrativi che vanno a trattare alcuni argomenti universali, no? Che riguardano gli interessi delle persone, no? L'ambizione sociale, la sessualità e da fine l'economia, no? Il portafogli. E quindi il tempo della macchina che chiaramente ha sempre dietro una mente che la guida, non si alimenta, mettiamola così. Quindi, a differenza di altri che stanno dicendo che la macchina è negativa oppure è positiva, lei sta dicendo che la macchina è neutra perché dietro c'è l'uomo. Esatto, ancora la macchina non si autoalimenta, quindi qualsiasi tipo di intelligenza artificiale, io ho provato anche per ragioni di insegnamento a interagire con i programmi di intelligenza artificiale attuali, no? Canva, ChatGPT e così via. Chiaramente le informazioni che puoi trovare che la macchina elabora sono quelle che l'uomo carica per il momento, poi la macchina le può anche iniziare a cercare autonomamente, ma le va sempre a cercare su informazioni che l'uomo precedentemente caricato o che altre macchine hanno elaborato su informazioni pregresse dell'uomo. Quindi c'è sempre una mano di interesse dietro qualsiasi cosa. E quindi ho immaginato questa distopia in cui un'economia particolarmente forte legata al consumismo si imponga in maniera netta. Ecco, e il titolo da dove arriva? Ma un'invenzione, perché mi sono immaginato, cioè è sempre stato un mio desiderio, no? Perché tutto parte dal mio desiderio, che è quello, intanto mi piacerebbe fare delle foto col cellulare, ma perdo l'attimo, no? E quindi ho immaginato un cellulare che riesca a interagire con la mente umana. Però ho immaginato anche le conseguenze che potrebbe avere questo cellulare portandolo alle estreme conseguenze, no? E quindi mi sono detto che magari è meglio perdere qualche foto e mantenere qualche spazio di libertà. Volevi dire qualcosa? Volevo dire questo, che qualche giorno fa ho pensato al suo racconto, perché, ah, sì? Perché volevo fare la foto a una famiglia di procioni, no? Ma in quel momento ho pensato, che cavolo, devo tirare fuori il cellulare, trovare la funzione, insomma, l'attimo, la posa, ho detto vabbè, intanto i procioni se ne erano già belle che andati, e quindi ho pensato, avessi avuto anch'io quella tecnologia palpebrale, gli avrei fatto la foto. Infatti il bello del racconto è che è nato da una cosa vera, cioè la prima parte, quella della foto dello scoiattolo bancata, è vera, e di lì poi mi sono immaginato tutto il resto della storia. Comunque originale, proprio veramente, possiamo grazie. Dire che ha preso 10 di originalità. grazie davvero per il riconoscimento, veramente, e complimenti per l'organizzazione e per l'iniziativa, perché è veramente meritevole, bravi. Grazie infinite, rimanga collegato con noi, certo. Che andiamo avanti, andiamo a scoprire questa volta il quarto posto. Il quarto posto arriva da Reggio Calabria, Gallico Marina. Ciao papà, come stai? Bascià Maurizio. Buonasera. Buonasera. Allora, complimenti intanto, perché il quarto posto di un concorso nazionale è sempre una cosa molto piacevole. Lei ha già avuto altre cose. Vediamo la sua scheda. Lui si racconta così. Nato in Puglia nel 1945, con una famiglia si trasferì in Calabria nel 1952 e completò gli studi classici a Cosenza. Si è laureato nel 1970 a Pisa in ingegneria nucleare,
dopo aver lavorato al centro di calcolo dell'ENI a Milano, si è trasferito a Reggio Calabria, dove ha insegnato materie tecniche e dove ha creato una società di consulenza informatica. Oltre a scrivere racconti, ottenendo diversi riconoscimenti come primo classificato, è anche un discreto pianista e si occupa da molti anni di organizzare spettacoli multimediali. Complimenti intanto. E noi abbiamo fatto, nell'ambito di questa, perché legato al concorso letterario, noi facciamo sempre delle conferenze. E abbiamo fatto due conferenze quest'anno. Una con dei personaggi estremamente interessanti, quindi c'erano due ingegneri, due giornalisti e poi un filosofo che si chiama Nicola Donti e che è un grandissimo personaggio nell'ambito della divulgazione e che ci è venuto a spiegare molte cose interessanti. La seconda è stata fatta con un coro, visto che lei è un discreto pianista, e abbiamo messo a confronto la musica e le parole create dall'intelligenza artificiale con quelle create e eseguite dal coro. L'esperimento è stato particolarmente interessante. Lei che esperienza ha in questo? Beh, purtroppo devo dire che io sono un fossile vivente. Ho cominciato a lavorare nel settore informatico con le schede perforate e siamo arrivati adesso a questi bellissimi risultati. Tanti complimenti, perché questo tipo di collegamento multimediale è veramente interessante, perché accorcia l'Italia in un modo eccezionale. Da nord a sud siamo tutti qui presenti e questo ci fa veramente sentire uniti. Poi devo dire la verità, ho giocato in casa, perché la mia esperienza con il computer, ho fatto alcuni esperimenti di intelligenza artificiale già moltissimi anni fa. Il primo, per aver detto di simpatico, si rivolse a me un commerciante che aveva una bancarella in un mercato ambulante, voleva comprarsi un computer per fare gli oroscopi. Allora gli ho fatto un programma che, mescolando casualmente varie frasi, tirava fuori degli oroscopi, delle statistiche, eccetera. E la soddisfazione maggiore è stata sentire, di persona, una persona, una ragazza che dopo aver fatto l'oroscopo al fidanzato, ha detto in dialetto: ti ha veramente pittato. Che da noi vuol dire dipinto. Un'altra esperienza, diciamo, tanti anni fa, l'ho fatta con alcuni alunni, presentando una serie di domande anonime alle quali loro dovevano rispondere. E le stesse domande, le stesse risposte le avrebbe dato un computer. Poi ho portato queste risposte davanti ad altri alunni, cioè, chi è il computer? Chi è il ragazzo? E molto spesso hanno sbagliato. Quindi diciamo che è stata, in qualche modo, come dicevo prima, giocato in casa con questa esperienza e ho cercato di capire che, secondo me, l'intelligenza artificiale, come tutte le cose umane, non può che portarci a un benessere, perché l'evoluzione dell'uomo è sempre stata continua rispetto ai 50, 100, 200 mila anni fa. È indubbio che noi abbiamo dei grossissimi vantaggi. E quindi, secondo me, l'intelligenza artificiale ci porterà grossissimi vantaggi. Non so quali, spero di vederli, anche se ormai sono arrivato al punto che quasi quasi saranno più i miei nipoti che non me. Beh, lei è però, mi parla di un'intelligenza artificiale, però ha toccato un tema estremamente umano. Ciao papà. Come mai questo scritto? Beh, perché secondo me le banche dati un domani potrebbero effettivamente conservare l'intelligenza almeno fissata in un certo momento storico di ciascuno di noi, o quantomeno, se vogliamo, delle persone di cui vogliamo conservare l'identità. Allora ho immaginato questo futuro in cui si può veramente realizzare questo sogno di immortalità legata alle macchine. Beh, è un bel sogno quello dell'immortalità, un po' pericoloso, ma perché l'immortalità non ci dà più il senso di essere finiti, e questo non so fino a che punto è buono, però
Se questo può succedere, lo vedremo. Lei ci ha dato un grosso contributo, ha fatto uno stupendo diciamo racconto, che ha preso ben 94,5 punti. E c'è qualcuno dei giurati che ha qualcosa da dire? Eccolo. Sì, buonasera, e volevo appunto complimentarmi con lei anche per la fiducia, l'ottimismo, no, che ha generato in me, almeno leggendo questo racconto, perché appunto in questo caso si è proprio visto che la macchina può veramente aiutare l'uomo anche, anche negli affetti, ecco, non soltanto nel lavoro. Ecco. Complimenti. Grazie a lei del giudizio favorevole. Perfetto, rimanga in linea con noi, grazie. E andiamo al podio. Ci sono solo più tre autori che si contenderanno i primi tre posti. Purtroppo vedo che il terzo non è collegato, non è collegato, purtroppo mi fanno segno dalla regia. È Alessandro Corsi, ha pubblicato 21 libri fra narrativa, poesia, saggistica e teatro, ha pubblicato oltre 600 racconti e poesie tra riviste ed antologie e ha ottenuto oltre 1100 riconoscimenti in premi e concorsi nazionali ed internazionali. Questa sera si aggiunge il nostro terzo posto con il suo racconto che si intitola Condannato alla vita. Da Livorno, Corsi Alessandro. Che cosa ci dite voi come giuria su questo racconto? Adesso faccio lo spoiler, chiaramente. Qui i creatori delle macchine vengono tenuti in vita, anche perché, come ho detto prima, senza l'uomo la macchina non ha senso di esistere. E quindi c'è questa disperazione del creatore che non vorrebbe più rimanere vivo, vorrebbe morire, e invece è condannato alla vita. Adesso vuoi dire qualcosa tu? Ho spoilerato abbastanza. Eh? Prende questi racconti, come hai detto tu prima, Maurizio, sono veramente molto belli perché tra l'altro generano, cioè i generi letterari sono proprio diversi dal poliziesco al poetico alla fantascienza e tra l'altro tutti loro, oltre a spaziare in tutti questi generi, trattano di diversi temi, non solo quello dell'intelligenza artificiale. Quello, se vuoi, è l'inizio e la chiusura di ogni racconto, ecco. E in questo Condannato alla vita, se vuoi, c'è anche quello che è il problema della longevità dell'umano, quindi l'umano quanto può vivere, quanto deve vivere, ecco. Perché noi una volta si diceva l'aspettativa di vita durava fino ai 40 anni, adesso siamo già arrivati agli 80 anni e più, e questo e continua ad andare oltre. Speriamo anche 90. Ecco. E per cui questo fatto, cioè, ti propone questo racconto, ti fai delle domande anche su questo aspetto qua. Ecco, molto interessante. Perfetto. Allora, peccato che il signor Corsi non ha potuto collegarsi. Adesso rimangono due racconti. Due racconti che arrivano praticamente da un territorio abbastanza vicino. Partiamo dal numero 2. Lui si è presentato come nato a Rovigo il 2 marzo 1981 e lavora come infermiere psichiatrico. Nel suo passato ci sono sport, musica e 5 anni di onorato servizio come bartender nei pub di Londra.
ha pubblicato su Grado Zero e Spazi Inclusi. Da Villa Marzano, Rovigo, con il racconto Olli, De Stefani Jacopo, che ci dovrebbe essere collegato, me lo danno per collegato. C'è? È collegato? Ma non riesce? Non ce la fa. Non ce l'ha fatta. Peccato, perché veramente il suo articolo era, il suo racconto era bello. Molto bello. So che sei innamorata di quell'articolo, quel racconto lì. Beh, perché devo dire che questo Olli, tra l'altro, noi giurati, quando abbiamo letto tutti questi racconti, no, non sappiamo la provenienza, quindi non sappiamo come si chiama lo scrittore né da dove provengono. Quindi quando ho iniziato a leggere Olli, ho detto, e parlava tra l'altro della Olivetti, ho detto, ah, sicuramente questo è un piemontese. Non è vero, poi ho scoperto dopo che non lo era affatto. Comunque questo è un bellissimo, se vogliamo, giallo con suspense, ma neanche lo definirei un giallo, è proprio un racconto che, la cui tensione man mano cresce, no? Per cui questo, il protagonista e questo Olli che è il robot praticamente, e c'è un finale veramente a sorpresa, ed è stato divertente anche leggerlo, perché dici adesso come va a finire, non te l'aspetti proprio, però è di nuovo quello, il tema che c'è di fondo è... Ah, ecco. È riuscito a collegarsi il signor De Stefani? Poi ce lo potrà dire lui effettivamente. Ecco, non la sentiamo... Deve aprire l'audio. Scusate, ho... Eccolo. Il viaggio. Ecco, mi sentite. Sì, scusate, io ho cominciato ad ascoltare adesso il viaggio. Sì, questa sera ho dovuto andare in giro, ho seguito un pochino sì, un pochino no. Comunque, beh, sono davvero molto contento di questa sorpresa. Non avrei mai pensato di arrivare al secondo. Ho ascoltato la maggior parte degli interventi, ho sentito quanti spunti, quante riflessioni ci fossero dietro gli altri racconti, e ecco, sì, mi ha fatto molto piacere. Ecco, stavo dicendo appunto che il suo è un bellissimo racconto, anche perché ha saputo così magistralmente così parlarci della furbizia messa in atto dall'uomo e dalla macchina. Chi vince tra i due? Il finale non lo rivelo, leggetelo, perché è molto, è stato bello e anche divertente. Complimenti, proprio ben architettato, bravo. Quindi la trama ci è molto piaciuta. L'originalità, anche quella, è proprio originale, il finale. La lingua, di cui abbiamo tenuto, grammatica, sintassi, ecco, la coerenza soprattutto al tema. Ricordiamo che era la mente artificiale, narrazioni tra uomo e macchina, quindi questa doveva comparire questa, in fondo, questa narrazione, ecco. E devo dire che c'era qua, c'era il protagonista, c'era l'antagonista, c'era proprio il finale a sorpresa, molto bravo. Proprio la narrazione in tutti questi aspetti è stata, l'ha tenuto conto, ecco, ne ha tenuto conto. Allora adesso io le faccio una domanda che le sembrerà strana, ma la sua professione come infermiere psichiatrico le fa vedere qualcosa che noi non riusciamo a vedere? Perché io faccio il medico, ma ho sempre detto che non sono in grado di affrontare un paziente psichiatrico, perché probabilmente sono io stesso un paziente psichiatrico, ma non riesco proprio ad interfacciarmi, perché probabilmente ho dei limiti nel riuscire a vedere quello che c'è in un paziente psichiatrico.
Lei che ci vive tutti i giorni e che ha a contatto con questa cosa, quanto di quel mondo che noi non riusciamo a vedere, lei riesce a vederlo? Non lo so, non è per dare una risposta semplice, sicuramente anche lei conoscerà la materia, come ha accennato. Lavorare nella psichiatria significa sì, così entrare in contatto con un mondo che magari non è ben conosciuto, sul quale ci sono ancora molti pregiudizi e molta ignoranza in fondo. Credo che da una parte ci sia qualcosa di innato, nel senso che c'è chi ha paura di questo tipo di malattie, c'è chi si sente a disagio anche semplicemente a parlarne, quindi sicuramente non si troverà bene. C'è anche chi invece non si sente in difficoltà, però come dire, riesce a discernere la malattia da quello che è la personalità del paziente che sia davanti, che è una persona come chiunque, no? Quindi può essere simpatico, può essere antipatico, può essere creativo, può essere introverso. Sì, ecco, forse sì, credo che quella la caratteristica principale di lavorare in questo ambito sia quella di sapere appunto riconoscere la persona che purtroppo per sua sfortuna deve combattere una malattia costante e che magari le impedisce di esprimersi come vorrebbe. Ecco, intanto le faccio i miei complimenti perché è un lavoro, credo, anche da un punto di vista dello stress personale estremamente grave ed estremamente pesante. Un complimento a lei e a tutta la categoria che lavora in quel settore, perché è veramente importante. Questo lei, da quello che la giuria mi ha raccontato, è riuscito a trasferirlo, questa sua sensibilità, questa sua capacità di vedere oltre, è riuscita a trasferirla in questo racconto, e questo l'ha portata ad essere al secondo posto del concorso nazionale alla DEI. Noi la ringraziamo molto, rimanga qui con noi per applaudire quello che è il vincitore del nostro concorso. Quindi vince il concorso alla DEI 2024, che aveva come titolo, adesso per non sbagliare, La mente artificiale, narrazioni tra uomo e macchina, Gabriele Zeni, con il racconto L'intervista da Bassano del Grappa. Buonasera. Buonasera, grazie mille. Allora, lei è del 97, fin da piccolo sono stato un accanito lettore, leggendo tutto il possibile, ma prediligendo i romanzi e i racconti fantasy e di fantascienza. La passione per gli altri mondi e lo spazio mi hanno portato a frequentare la facoltà di ingegneria aerospaziale dell'Università di Padova, dove ho conseguito la laurea magistrale in ingegneria aerospaziale. A contatto con la pura scienza di tutti i giorni, sfogo la fantasia nel tempo libero scrivendo racconti, per lo più di argomento fantastico e fantascientifico. Allora, questo racconto dell'intervista che ha colpito al massimo la nostra... Le dico che lei ha preso più di 100 punti, quindi è proprio volato nella valutazione della nostra giuria, perché hanno trovato tutti quegli elementi che cercavamo per premiare, per rappresentare a pieno il nostro concorso. Intanto questo
i complimenti da parte della giuria e di tutto il pubblico che abbiamo qua. Allora, da dove nasce questa passione? Lei ci ha detto che fin da giovane continuava a leggere e trova il tempo ancora adesso di scrivere. Sì, ecco, è un po' la mia valvola di sfogo, nel senso che, come ha detto lei nella mia breve biografia, sono ingegnere aerospaziale, in realtà ho proseguito i miei studi perché ho consegnato 2 settimane fa la tesi di dottorato in scienze, tecnologie e misure per lo spazio, quindi sempre in ambito spaziale mi occupo di misure, progettazione, analisi di strumentazione per satelliti sostanzialmente. E sì, io lavoro proprio in questo ambito molto scientifico, molto a contatto con quello che può essere un po' il nostro futuro. E il scrivere racconti sia di fantascienza sia fantasy aiuta un po' a liberare la mente da quello che è la dura, pura scienza che faccio tutto il giorno nel mio lavoro di ricerca, e mi lascia libera la fantasia. Quindi prendo un po' del mio lavoro, da quello che conosco della scienza, e cerco di portarlo invece su mondi alternativi, altri universi, cose di questo genere. Bene, allora, non so quanti concorsi lei abbia fatto, ma questo l'ha vinto. Complimenti ancora. Grazie. Vedo che i suoi colleghi le fanno i complimenti per la vincita di questo concorso. Io adesso chiederei alla regia se mi manda la schermata di tutti i collegamenti, che così facciamo un bel saluto a tutti. Vi ringrazio intanto perché siete stati gentilissimi a partecipare, siete stati molto bravi nel scrivere questi racconti. Mi raccomando 2 cose. La prima è, vi ricordo che riceverete a casa l'antologia che noi abbiamo fatto, e che la riceverete al vostro indirizzo con un pacchetto postale. Quindi leggetela e poi diteci cosa ne pensate. E in più io vi invito a tenere valido l'email della segreteria di Aladei per informarci su che cosa fate nel vostro futuro da un punto di vista di scrittori. Come noi vi terremo informati su tutte le cose che faremo e soprattutto sul prossimo concorso, perché ci farebbe piacere rivedervi, risentirvi e soprattutto rileggervi. Io vi ringrazio profondamente dal cuore perché avete regalato veramente dei momenti di piacevolissima lettura. E vi faccio tutti i complimenti da parte mia e da parte della giuria per quello che ci avete regalato. Grazie infinite. C'era qualcosa che volevi dire? Signor Zeni, no? Visto che te l'ho detto prima all'inizio della trasmissione, se è studiato il nome che ha dato ai personaggi, tipo professor Stillman... E la conduttrice televisiva Doris, appunto, l'ha pensato? Come mai? Sì, soprattutto quello del professore, è un po' un gioco di parole, chiaramente, sul concetto poi di robotica. Leggendo il racconto si capisce perché il professore ha quel nome e perché tiene quella posizione. Sì, sì. Nell'intervista ha confermato quello che avevamo pensato. Sì, sì. Bravo. Grazie ancora a tutti, veramente grazie di cuore.